tutti voi per essere qui. Come dicevamo prima, siete fortunati di essere in una meravigliosa, in un meraviglioso luogo, perché abbiamo il mare, abbiamo il fresco, abbiamo tutto. Stasera abbiamo anche la tradizione, grazie a tutte le prelibatezze gastronomiche hanno preparato tutti quelli che stasera vivono questa sagra. Stasera un menù buonissimo che vi invitiamo a gustare, completamente fatto in casa. Io prima sono andata a spulciare, a guardare, a osservare, e c'era ancora il profumo del pane appena sfornato. Io sono convinta che questi profumi, questi sapori, tanti giovani d'oggi, tanti bambini non riescono a viverli più. La magia di avere in casa la nonna che prepara la pasta fatta in casa. E quindi assaggiate questo menù, perché anche questo esperienze fanno bene sia alla pancia che al cuore. Noi siamo pronti però per vivere l'altra magia che noi vi regaliamo, fatta di bellezza, fatta di tante ragazze che stasera sfideranno qui in passerella, ragazze di tutte le età, perché avremo anche una categoria, la categoria Lady, con delle donne, quindi porteremo in passerella la bellezza della donna a 360 gradi. Abbiamo la nostra giuria che è pronta, fatta di altrettante donne. Buonasera. Siete tutte meravigliose, ma anche di uomini che sono pronti con le loro penne a scegliere chi sarà la vincitrice di questa seconda tappa di Miss Gocce di Stelle. E allora una serata fatta di bellezza, di moda, ma anche di spettacolo, con i nostri ospiti, con Fabrizio e Laura Russo, con il cantante napoletano Carlo De Angelis, con la solista Carmen De Maio e il neocantante melodico Tony Melchiorre. Noi non vi vogliamo più svelare nulla, ma con un grande applauso vogliamo ringraziare tutti gli operatori che collaborano alla buona riuscita di questa serata, con gli sponsor, al fotografo Nicolas Kabir, a Magic TV di Orazio Zampaglione, che riprenderà la serata, ad Alessia Farina, ciao Alessia, dello staff organizzativo, già vincitrice di Miss Gocce di Stelle qualche anno fa, ed ancora Tania Kaciuk per aver allestito meravigliosamente questa passerella, ed ancora la coreografa Anastasia Dovbish, e naturalmente a tutti voi. Facciamo un applauso a questo pubblico? Avete riempito le pance? Ancora no? E allora fatelo, così sicuramente le vostre mani faranno un rumore più bello. Questo giurato dove va? Mi è scappato un giurato? Giurati tutti pronti? Dovete essere pronti, perché noi siamo prontissimi per iniziare questa serata. Lo facciamo con le nostre concorrenti, con le nostre 12 ragazze. E allora diamo inizio qui a Giovi alla seconda tappa della 19esima edizione di Miss Gocce di Stelle. Iniziamo con la numero 1. Lei è Federica Fabrino, ha 16 anni e viene da Pellezzano. Ti ho cercato senza fine, ripetutamente, nei weekend di luna piene, ti cercavo dalle medie. La numero 2 è Desiree De Rosa, ha 16 anni e viene da Salerno. Ultraviolente, che strano, che poi è bastata una sera, maledetta così, per finire nel caos. La numero 3, Giorgia Avella, ha 17 anni e viene da Salerno. Taglio le dita, se ti aspetti che scriva, quindi passa una vita. Le biciclette verde menta abbandonate sulla spiaggia mentre noi. Numero 4, Francesca Lizza, ha 18 anni e viene da Salerno. Sono sempre calamite, sono ripide e muoio dalla voglia di lasciarmi andare su con le bollicine. Numero 5, Roberta Gioia, ha 25 anni e viene da Salerno. Cercato sempre sui gradini delle chiese, a volte non capisci niente, mica parlo giapponese. Lo scaffale dei liquori prima di restare soli sotto le stelle minori.
Anastasia Smaldone, ha 17 anni e viene da Agropoli. Non so dirti ciao e mi taglio le dita, è la storia infinita, è la mia preferita. Le biciclette verde menta abbandonate sulla spiaggia mentre... Numero 7, Fabiana Mirola, ha 23 anni ed è di Napoli. Labbra disegnate sono sempre calamite, sono ripide e muoio dalla voglia di lasciarmi andare su con le bollicine. Numero 8, Gioia Rita Verzella, ha 16 anni ed è di Olevano sul Tusciano. Numero 9, Giusy Iacuzzo, ha 18 anni ed è di Ponte Cagnano. Le biciclette verde menta abbandonate sulla spiaggia mentre noi abbiamo quasi un anno in più, però comunque le tue labbra disegnate sono sempre calamite, sono ripide. Numero 10, Marisol Petta, ha 17 anni e viene da Ponte Cagnano. Numero 11, Eleonora Cataldo, ha 17 anni ed è di Baronissi. La notte corre sulle Louboutin fino a togliere il respiro. La numero 12 gioca in casa, lei è Benedetta Vicinanza, ha 19 anni e viene proprio da Giovi. Chi sarai quando si spegne la luce? Se ci sto tu cosa fai? Ah. Mettiti il rossetto stanotte, c'è profumo di caos. Di caos. Ah. A sto giro mi sa che tiriamo avanti, baby, fino al blackout. Blackout. Ah. Che se l'amore è solo un brutto vizio, non c'è fine, solo un altro inizio. Mettiti il rossetto stanotte, c'è profumo di caos. Di caos. Balliamo fino al blackout. Grazie ragazze che dopo l'uscita casual vanno a cambiarsi per la prossima uscita e stasera sono felice perché vedo le ragazze tutte sorridenti ed è questa la bellezza, vedere le ragazze divertirsi, portare in passerella i loro corpi, i loro sogni ma anche i loro volti, che sicuramente il volto e gli occhi di una donna sono quelli che riescono ad esprimere di più. Se siamo qui è grazie ai nostri sponsor che vogliamo ringraziare, li vogliamo nominare, loro sono Aqualife, la tua acqua buona per la bellezza, azienda leader nazionale nel settore dei depuratori ad osmosi inversa. Ancora Frim Immobiliare di Solofra, Fontanella Industria Conserve Alimentari, Pitform Group, Sargi Outlet Dettaglio Abbigliamento. Consiglio a tutti di andare a fare shopping in questo meraviglioso showroom a Baronissi. Ma noi siamo pronti con la musica e quindi noi iniziamo l'intrattenimento con due fratelli che negli anni scorsi ci hanno accompagnato insieme, quindi in un duo stasera li vediamo, li ascoltiamo da soli e iniziamo dal fratello, quindi ci raggiunge Fabrizio. Buonasera Fabrizio, benvenuto a Giovi, hai visto che bella atmosfera che ti abbiamo preparato? Bellissimo. Non veramente. Sei lontano da qui? No, è Avellino, quindi non tanto. Però lontano, abbiamo il mare. Non posso dire niente su questo. Abbiamo le montagne. Io che arrivo dalla costa d'Amalfi, vedo il mare e ho tutto. Quindi stasera mi sento a casa. Grazie per averci portato al mare. Noi ti lasciamo. Grazie. È tutto tuo il palco. Grazie. Vi faccio sentire una mia canzone, un mio inedito. Si intitola Sembra Ieri. È una canzone che ho scritto per tutti quei ragazzi che devono partire e lasciare la propria casa e i propri amori per trovare opportunità migliori. Grazie. E auguri per tutto, Fabrizio. Buon ascolto.
L'altra notte ti ho sognata, stavamo ancora insieme. Nel tu per niente cambiate, io coi soliti problemi. Mentre mi dici ascolta, poi mi perdo nei pensieri. Sono passati gli anni, ma a me se sembra ieri. Ricordi di noi, dentro un parchetto a camminare soli. Non ci importava delle situazioni, mille litigi e zero spiegazioni. Bastava un bacio per andare fuori di me, perché non riesco più a dormire da che sei sparita. Non mi vuoi più sentire, e so com'eri, lo sai com'ero. Ma tutto cambia, il tempo ti cambia, anche il finto si tramuta in vero. E non mi crederai, per te sono lo stesso di 4 anni fa. E adesso dove sei? Scappata via da questa piccola realtà. Ora che sei lontana non ci pensi più, e non so se ti manco, non mi cerchi più. Volevo dirti che volevi dirmi che ti volevo ancora qui con me. L'altra notte ti ho sognata, stavamo ancora insieme. Tu per niente cambiate, io coi soliti problemi. Mentre mi dici ascolta, poi mi perdo nei pensieri. Sono passati gli anni, ma a me se sembra ieri. Lo sguardo dolce, sorriso amaro, tu mi abbracciavi, io che ti cercavo. Quando la casa rimaneva vuota, giravo in tondo per riempire il vuoto, lo stanza sotto sopra ed io fuori luogo. E adesso dimmi dov'è che sei, posso vederti solo sul display. Quando è che torni se non mentirei? E se dico cambia è perché lo farei. Sento come se mancasse qualcosa, la vita accesa sarà un'altra cosa. Ma lentamente vedo che sbiadisci, portando via tutti i momenti tristi. Ora che sei lontana non ci pensi più, e non so se ti manco, non mi cerchi più. Volevo dirti che volevi dirmi che ti volevo ancora qui con me. L'altra notte ti ho sognata, stavamo ancora insieme. Tu per niente cambiate, io coi soliti problemi. Mentre mi dici ascolta, poi mi perdo nei pensieri. Sono passati gli anni, ma a me se sembra ieri. E non lo sai, io non lo so, cosa farai, cosa farò. Se chiamerai risponderò, e se tornerai sai che ti aspetterò. Però l'altra notte ti ho sognata, stavamo ancora insieme. Tu per niente cambiate, io coi soliti problemi. Mentre mi dici ascolta, poi mi perdo nei pensieri. Sono passati gli anni, ma a me sei sembra ieri. Grazie. Questa era Sembra Ieri. Adesso lascio il palco a mia sorella Laura. Eccola qua. Salve a tutti, io sono Laura, l'avete sentito da mio fratello. Io invece vi farò sentire Sola di Nina Zilli. Sola e gli altri ballano, mi piace farmi male e ricordare la felicità cos'è. Sola, anche prima di dormire, lo vedi fuori piove. Non migliora neanche quando ci sei tu. Non cerco di più, è meglio se tu ora vai, capirai. Non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve, ma non c'è. E in questo blues, questo è il mio blues.
Grazie. Grazie Laura, più tardi ci farai ascoltare un altro brano, sì. Grazie. E noi lasciamo il palco a un altro cantante giovanissimo che accogliamo con un grande applauso. Vieni Tony, lui è Tony Melchiorre, però dici di dove sei. Buonasera a tutti, buonasera. Bentornato. Ciao. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Sei emozionato come l'anno scorso? Leggermente un po'. Papà è sempre lì? Con il suo telefono. Sta sempre lì, eccolo là. Pronto a fare il videomaker, ma ci vuoi dire di dove sei? Io sono di Salerno. E io questa cosa la ricordavo, sì. Perché stasera giochiamo in casa. Cosa ci farai ascoltare? La mia stella 2, un brano dedicato a tutti i nostri cari che ci guardano da là di là. E noi siamo pronti. Tony Melchiorre. Grazie. Raggiungibile tu, l'amore che mi scarica fa, noia, lucile che in stelle, non posso immaginare che non mi può accarezzare. Ascolti, vivi dentro me, so che mi sorridi forte dentro l'anima. Se potessi parlare con Dio, gli direi e di stelle chi ne succede, ti voglio mia. O cielo, è più fortuna di me. Perché te ne stretta a te, e io sto calma con solar, un giorno amore mio, che si ricorda di noi s'abbracciar. Voglio ricordarti e sentirti dentro, so che tu mi ascolti. Le prega di cucina che le stelle fanno ritornare. Amo, tu lo sai, so certo che lo sai. Ti ho dato tutto perché tu sei il mio tutto. E mi sento mancare il respiro, e sai perché? Perché non ho potuto darti la mia vita e far vivere la tua. Perché sì, l'avrei fatto. Ma l'unica certezza che mi fa andare avanti affrontando giorno dopo giorno questo mio dolore, e che un giorno ci ricorderemo. E questo mi riempie di gioia. Aspettami, sto lì. Grazie, grazie. Grazie a te, Tony. Grazie. Noi diamo però il via al secondo momento moda, perché vedremo sfilare su questa passerella la categoria riservata alle lady. Siete pronti? Abbiamo tante concorrenti stasera e sono anche delle concorrenti super super felici di essere qui. Quindi apprezziamo il loro coraggio. Ci vediamo tutte le nostre Miss Gocce di Stelle Lady. Io mi fido di te, ma
che vista da qui avevi ragione. Iniziamo con la numero uno, lei è Paola Cimino e viene da Cava dei Tirreni. Le altre possono salire, accomodatevi sul palco. Prego Paola. Sei qui, è festa totale. Numero 2 è Rosa Stanzione e viene da Fisciano. Occhi fissi su di noi come fossimo due eroi in un mondo che non sente, che non ci ascolta. La numero 3 è Raffaella Russo ed è di Napoli. Io e te, vieni a prendermi per mano, non siamo cuori su un display. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei Angela, però raggiungi il centro con me, perché sai una cosa, io sono arrivata a Miss Gocce di Stelle facendo l'aspirante Miss. Io volevo vincere questo concorso, non ci sono riuscita, però mi piaceva, avrei sempre voluto mostrare al pubblico il mio carattere franco. Ogni volta che salivo in passerella io ero felice di sfilare, ma io volevo parlare, dovevo dire a tutti io chi ero. Ho intervistato Angela prima perché io sono una curiosa, mi piace scoprire l'anima delle persone. E quindi Angela, devi dire a tutti tu chi sei, perché arrivi qui a Giovi ma hai un'esperienza alle spalle. Non solo un cappello bello con Miss Over. Angela è qui per vincere. Certo, mica vuoi partecipare stasera? No. Però stasera noi vogliamo aggiudicarci un'altra fascia, perché nella vita, Angela, quante fasce ha vinto? 50 fasce. E dove sei stata? Fai sentire a tutti. La Moda di Milano, Rimini, Modena, io ho fatto tante, cioè, ho fatto una carriera. Sì, ho stato su Rai 2 con Enrico Lucci, ho fatto la sua valletta, ho fatto Ciao Darby con Paolo Bonois, ho interpretato 4 film, ho fatto tante cose e ho vinto Miss Campania del 2018 a Palermo. Poi ho tante cose che addirittura mi dimentico. Ho sfidato anche le stiliste. Quindi. L'ultima domanda, poi ti lasciamo sfilare in passerella. Perché stasera hai partecipato a Miss Gocce di Stelle? Una mia curiosità. Era, cioè, un corso che mi piaceva da tanto e ringrazio a Salvatore Mandone che mi ha invitato. E ci voleva stare qua. Sì. No, io sono. Io sto per gioco e mi piace, la giuria deve giudicare per chi vale. Siamo tanti di noi, quindi non voglio dire che vinco io e vinto altri. Se valgo, vinco, se no è la stessa cosa, sono contento lo stesso. E noi ti auguriamo di vincere e magari portare a casa la 51esima fascia. E allora passerella per te. Aspettami, è un'altra notte se ne va. È festa totale. Zitto e baciami, perdiamo il conto degli attimi. Non siamo angeli, sogni e segreti indicibili. Numero 5, pronta? Desiree Ianniello, da Napoli. Non puoi dire da Empoli. Senti qua
24 ore di stress, vivo in Italia. E dopo aver presentato tutte le nostre aspiranti miss, è il turno di presentarvi la giuria. E facciamo un grande applauso a questa giuria. Iniziamo con Andrea Di Lieto, docente universitario e presidente storico di giuria di questo concorso. Ancora Enzo Ferraioli, titolare dell'agenzia immobiliare Frim di Solofra. Alessia Farina, vincitrice dell'edizione 2022 e componente dello staff di Miss Gocce di Stelle. Emilio Fusco, dirigente alla Regione Campania. Cindy Porcelli, vincitrice in carica di Miss Gocce di Stelle. Buonasera, benvenuta, è un piacere vederti qui in giuria, dopo ti vedremo in passerella. Ancora Maria Grazia Anzalone, manager. Gian Battista Rescigno, giornalista. Roberto Galisi, docente universitario con la sua consorte. Buonasera Carolina. Ed ancora Vincenzo Scarpa, manager nel settore della comunicazione. Sabina Altobello, distributrice Herbalife. Pier Ciro Citarella, dirigente di banca. Svitlana Berska, esperta di estetica. E Leila Cirasuolo, avvocato. Buonasera, vi raccomando, a voi il compito più arduo. E noi intanto ci guardiamo le ragazze nella seconda uscita in costume da bagno. E quando arrivo io, l'estate può cominciare! La numero uno è Federica Fabrino. La numero due, Desiree De Rosa. Iniziamo dalla numero uno, lei è Federica Fabrino, ha 16 anni e viene da Pellezzano. L'amore quando sale lascia un gusto tropicale sulle bocche, tutte le volte. Ti piace la dolce vita, oh oh, con te mi sento una diva, oh oh, ma trattami da regina, oh oh. La numero due è Desiree De Rosa, ha 16 anni e viene da Salerno. Ti resta rubaciare, sai già da dove iniziare. Passerella, la concorrente numero uno e numero due. Mi guardo intorno nella discoteca, sei l'unica bella pure senza make-up, troppo bella per essere vera, una favola in una favela, tutte oro de marpighe, visto c'erano su un cabriolet. Prossima coppia, noi iniziamo con la numero tre, lei è Giorgia Avella, ha 17 anni e viene da Salerno. Da dove iniziare, ti va di fare un, dos, tres, con me, stasera fammi volare, nel blu di queste vacanze italiane, oh mamma mia. A numero 4, Francesca Lizza, ha 18 anni e viene da Salerno. C'è troppa nostalgia. Se scappi ti prendo, profumo di mare, sapore di sale, vacanze italiane. Insieme in passerella la numero 3 e la numero 4. Ti resta a baciare, sai già da dove iniziare, ti va di fare un, dos, tres, con me, stasera fammi volare, nel blu di queste vacanze italiane, oh mamma mamma mamma. Prossima coppia è la volta della numero 5 e la numero 6. Iniziamo con la numero 5, lei è Roberta Gioia, ha 25 anni e viene da Salerno. Italiane.
Sinceramente,
Grazie ragazze, per voi ancora un'uscita che vi vedrà in abito elegante. E noi ringraziamo loro che sono lì dietro alle macchine fotografiche. Grazie a voi fotografi, videomaker, e vi ricordiamo che da domani tutto il materiale sarà disponibile sul sito www.missgoccedistelle.com e ovviamente seguiteci sulle pagine Facebook, Instagram. Noi continuiamo con la musica e presentiamo il cantante Carlo De Angelis, che ci farà ascoltare dei suoi brani. Carlo, dove sei? Non ti vedo. Franco, c'è Carlo? È arrivato Carlo De Angelis. E che mi fai la sorpresa? Come stai? Non ti vedevo, non ti ho visto, ha lasciato lì il microfono. Carlo, che è stato con noi non solo l'anno scorso, ma anche alla prima. Buonasera tappa al pubblico. Buonasera. Devo dire la verità, questa sera vedo un pubblico abbastanza caloroso. Facciamo. Te lo dico io perché. Perché? Ti ricordi alla prima tappa che erano tutti addormentati? Tutte muscia. E qui sai muscia, perché muscia. Sono così? Perché hanno bevuto il vino. E hanno anche mangiato. E questo è vero. Avete è vero. Mangiato? Sì! Avete mangiato? Sì! No? E che siete venuti a fare senza boom. Mangiare? Hai mangiato tu, Carlo? Certo, senza mangiare non si Hai può Hai assaggiato stare. Tutte il mangiare le... è vita. Tutte le cose che preparano qui. Certamente. E dopo, ti vedo impreparato, dopo vado, fammi sentire che hai mangiato. Dopo vado a mangiare anche un fammi dolce. Fammi sentire che hai mangiato. Pasta e psiello. E allora non hai mangiato a Giovi. Come? Hanno fatto pasta e psiello? Pasta e psiello? No, a me mi hanno detto pasta e ceci. Pasta e ceci? Hai sbagliato... preso i ceci, hai preso i piselli per i ceci. Ho sbagliato un legume. Vabbè, almeno comunque, sai cantare? Facciamo un grosso applauso. Ci facciamo un grosso applauso. Grazie. Grazie alla giuria, grazie al carissimo Franco, grazie che mi avete invitato. Allora, dimmi cara. Non sai riconoscere i ceci con le lenticchie e i piselli, erano i piselli, hai detto che hai mangiato pasta e piselli, però sai cantare. Sai, dopo il bicchiere di vino... Canti che è una meraviglia, ci farai ascoltare due brani. La prima è la prima canzone è Addostà. I Casumara. Assolutamente, praticamente sì. Io. E la seconda invece? Sarabanda. Qui il mare ce l'abbiamo, hai visto? Certo. Ti abbiamo riservato. Perciò sono venuto qua. E allora, dove c'è il mare? Palco so io. È tuo. Grazie ancora. Mi sono nata addosso e casomare. Dopo campa senza ranare, quattro frate in terra che la rete, a 200 bandere sirene, ero timbre e favola, e di cose più semplici, di da giostra piccola, stiva felicità, ma sentiva musica in te vena. Sapeva che cresceva in pietà a me e che sta vita mia a dipende canzone sta vita mia è una storia d'amore racconto di cose me e parava su cuore e va volte in desuono insieme a me. Perdeva sta passione, lo portava in braccio a sì canzone, che gli tempi erano vicini, era fatta la moda, che le lacrime era nata per me, perdeva musica in te pena, non sapeva che cresceva più tanto. Sta vita mia, a dipende canzone, sta vita mia, è una storia d'amore, racconto ogni cosa mi è parato su cuore, è per morti di suoni insieme a me. Amica.
diventa canzone. Sta vita mia è una storia d'amore, un racconto di cose mi è parato il suo cuore, e volte il desuono insieme a me. Grazie a Dio sono nato qua, è difficile a campare, ma ci aiuto solo la musica. Ci aiuto solo la musica. E così voglio campare, e mi voglio accarezzare tutte strade in sta città. Grazie. Il prossimo brano, Sarabanda. Voilà. Chi vuole ballare è libero? È libero di ballare. Forza con le mani. Te ne vai, salvi te ma non sai che male fai, eppure la buona uscita mi resta amore e rabbia, eppure la buona uscita mi resta amore e rabbia. Ai ai ai, e la notte sogno e penso, e la mente viaggia e vola, e la notte sogno e penso, e nessuno mi consola. S'aggiusta poi con il tempo, il tempo passa, il tempo vola. S'aggiusta poi con il tempo, il tempo passa, non resti sola. Ho perso io e vinto tu, la vita è una sarabanda. Ho perso io e vinto tu, la vita è una sarabanda. Un amico me lo diceva, se sbagli non ti perdona. Un amico me lo diceva, ai ai ai. Forza con le mani. Voglio. Vai vai. Far l'amore servirà, servirà e il cuore guarirà. Non si cura mai da sé, mai da sé, difficile da ascoltare. Hey, vita è una sarabanda ed ognuno pensa a sé. Vita è una sarabanda e tu stai cambiando a me. Io cerco chi mi comprenda, più di te. Io cerco chi mi comprenda. Me lo diceva, se sbagli non ti perdona. Un amico me lo diceva, se sbagli non ti perdona. Amari! Caro amico, che pazzia, astinenza e gelosia. Che vuoto che sento qua, è forse la nostalgia. Che vuoto che sento qua, e non se ne va più via. Che forte la nostalgia, che forte la nostalgia, che forte la nostalgia, che forte la banda, la vita una sarabanda, uè sarabanda, la vita una sarabanda, 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 sarabanda. Thank you.
grazie. Grazie, grazie, grazie. E alla prossima. Grazie a te, Carlo. Buonasera. Adesso grazie. Però assaggia la vera cucina di Giovi, che ti aspetta. Pasta e ceci e pollo e patate cotto al forno a legna. Sono preparata. Grazie per essere stato qui. Ti aspettiamo alla prossima tappa. Grazie, Carlo. E noi continuiamo ancora una volta con le Miss Gocce di Stelle Lady. Ci faranno vedere i loro abiti eleganti. Iniziamo dalla numero 1. La numero 1 è Paola Cimino e viene da Cava dei Tirreni. Rosa Stanzione ed è di Fisciano. La numero 3 è Raffaella Russo, viene da Napoli. Gocce di Stelle Lady, ed è proprio per questo che voglio invitare sul palco la vincitrice della scorsa tappa di Miss Gocce di Stelle. Lei ha vinto il primo posto alla prima tappa della 19ª edizione. Lei è Miss Lady Sofia Siniscalchi. Franco, puoi procedere a ritirare le schede delle nostre Lady e noi intanto ci osserviamo la meravigliosa Sofia, vincitrice. Buonasera Sofia, vuoi dire qualcosa? Come stai? Sei emozionata? Sempre. Com'è stato vincere alla prima tappa di questa 19ª edizione? Molto emozionante, non me l'aspettavo, sinceramente. E sono stata felice. E anche questa sera invitata a essere stata in giuria. Grande, come si dice, molto emozionante. E noi intanto ti lasciamo questa passerella, ti osserviamo nella tua bellezza. Allora Sofia Siniscalchi, a te la passerella e ovviamente ci vediamo alla finale nazionale. La data è ancora segreta, ma a breve la scopriremo. Scopriremo anche il luogo dove sarà questa finale nazionale. E vi ricordiamo che tutte le fasciate di stasera e di tutte le tappe di Miss Gocce di Stelle arriveranno direttamente alla finalissima, dove ci sarà anche Sofia
e tutte le ragazze che stasera non solo riusciranno a prendere una fascia, ma anche le vincitrici. Grazie Sofia, grazie, riprendi il tuo posto. E voglio chiamare anche la vincitrice della categoria ormai solita di Miss Gocce di Stelle. Invitiamo sul palco la vincitrice dell'edizione 2023, 18ª edizione, con un grandissimo applauso accogliamo lei, che è Cindy Porcelli, che nella tappa dell'anno scorso, non ricordo dove hai vinto, ma tu hai vinto più di qualche volta, hai vinto a Baronissi e poi alla fine. Buonasera, dov'è la tua fascia? L'hai dimenticata a casa? E la corona? Dove ce l'hai? A casa, a casa. E la fascia? Sempre a casa. E là deve stare, almeno l'hai messa sul comodino? Certo, sì, sì, sì. Sai che vincere questo concorso è tanta roba. No, veramente, molto emozionante. Cosa è stato per te? Per me è stato tutto, la verità, non me l'aspettavo. E niente, per me è un'emozione unica. Infatti volevo ringraziare al signor Franco di aver regalato... di averti regalato un sogno, perché è un sogno che si è compiuto, un sogno avverato per te e per tante ragazze che magari sono arrivate qui per farlo avverare, non ci sono riuscite, ma noi l'aspettiamo quest'anno perché sicuramente potrebbe essere la loro volta buona. Sì, 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 speriamo. Infatti volevo dare un bocca al lupo a tutte le ragazze e niente, inseguite sempre i vostri sogni. E allora ci osserviamo la meravigliosa Cindy, ti aspettiamo nelle prossime tappe, però con la corona e la fascia. Grazie a Cindy, grazie a Sofia. E noi invitiamo sul palco due donne, venite entrambe perché vi voglio presentare entrambe, vi voglio presentare insieme, perché questo concorso è fatto da un uomo, perché il patron di questo concorso è un uomo, ma questo concorso è portato avanti dalle donne, come si dice, woman power. Buonasera, così, ciao, deve essere. Buonasera, accogliamo la nostra cantante Carmen De Maio, accompagnata dalla nostra ballerina, non solo per una sera ma per sempre, la nostra Federica Elia, che per la prima volta si esibirà su questo palco come ballerina. Perché Fede, raccontaci, quante volte hai partecipato su questo palco come modella? È abbastanza, dal 2018 al 2023. 23. Quest'anno partecipi come ballerina, sì. E hai la fortuna di accompagnare, di danzare sulle note dei brani scelti dalla nostra Carmen. È un onore, veramente. Sì, perché Carmen è una cantante giovane, ma una cantante che riesce a trasmettere al pubblico tutto il calore che noi donne, grazie, ci portiamo Francesca, dentro. Grazie, sei veramente generosa, grazie. È vero, è la verità, io so essere molto obiettiva. E tu hai dimostrato di avere una grande capacità e nel tempo lo hai fatto. Sei arrivata qui timida, con una valigia ricca di timidezza. Oggi ti vediamo cantare come una grande cantante. Quindi, grazie. Non solo a te ma ad entrambe auguriamo un futuro fatto di sogni realizzati, perché la vita è un dono. E insieme a Federica lo possiamo dire, la vita è un dono che va divorata ogni giorno, nonostante le difficoltà. Piangi, va bene, è la dimostrazione che la vita deve andare avanti solo se lo si vuole. E noi ti auguriamo di ballare oggi e per sempre. Ce le vediamo insieme, Carmen De Maio e Federica Elia. Parlami come il vento fra
grazie, grazie mille, grazie Federica, grazie. Elegante. Iniziamo dalla numero 1. La numero 1 è Federica Fabrino. Bella.
Francesca Lizza. Roberta Gioia. Bellissime, sarà difficilissimo scegliere la
città preferita. E noi però ne approfittiamo per invitare sul palco la vincitrice della scorsa tappa, la prima tappa di Miss Gocce di Stelle, che si è volta all'Agorà di Baronissi. Invitiamo con un grande applauso Anastasia Uzzarin, lei che ha vinto il primo posto. Vieni Anastasia, ti aspettiamo. Vieni. Accogliamola con un grande applauso. Eccola, Anastasia Uzzarin, vincitrice della prima tappa della 19ª edizione di Miss Gocce di Stelle. Buonasera, benvenuta, come stai? Tutto bene, grazie. Com'è stato vincere il primo posto nella prima tappa, il battesimo di questa 19ª edizione? Bello, un'esperienza speciale, spero di poter andare avanti. Noi ti aspettiamo alla finale nazionale e ti auguriamo tutte le cose belle e magari anche di vincere, perché si sa, tutte partecipano, ma lo sappiamo che tutte volete vincere. Passerella per te. Insieme presentiamo il prossimo ospite che abbiamo già ascoltato. Lui è un cantante neomelodico e dillo tu il nome sul palco. Tony Melchiorre. Tony, vieni, vieni, ti aspettiamo, ci farai ascoltare altri due brani. A voi Tony Melchiorre. Você
al prossimo brano, vai. Perché si è innamorata di me, non si amara bestamente. Ti amo amore mio, si tutta vita mia. Ti voglio solo a te, tra un migliore fermata. Non stavo mai spiegando, non stavo immaginando che la casa è vita per te vicina. E fatti guarda me vincio di tu. Vicino a te non è da più paura. Sopra così come volure adoro. Che devo da mamma se innamorare. Pure se la rita si cagliare. Sono l'uomo che ho felice sai perché. Ma che nasce insieme a te. E non si ama da me. Giusto un po'. Giusto un po'. Come un po'? Papà, Tony emozionato. Giusto un po'. Grazie. Grazie a te. Grazie. E invitiamo Laura Russo che ci farà ascoltare un brano e subito dopo canterà con Fabrizio. Di nuovo buonasera. La canzone che ascolterete ora è White Flag di Daido. Thank you.
mio fratello a salire sul palco per il prossimo brano, che presenterà stesso lui, visto che è un brano che ha scritto lui. Eccomi. Ciao a tutti, ci siamo già visti prima. La canzone che vi farò sentire ora, come ha detto lei, è una canzone che ho scritto io, e si intitola Fino a perdere il fiato. È una canzone che ho scritto pensando all'estate, perché comunque, come voi sapete, l'estate è un momento in cui si vogliono lasciare indietro i problemi e comunque vivere l'attimo. Spero vi piaccia anche questa. Buon ascolto. Non mi ricordo che ho fatto ieri, sono distrutto, tu mica c'eri. C'ho un po' in testa grande come il fondo del mare, e non mi torni in mente molto, solo momenti. Tanto confusi, lei che mi parla intorno tutti muti, poi vedo il numero sopra il mio braccio, ho scritto chiamami domani parto, oh, oh. E non c'è, mi registrerò, se non vuoi dimmi cosa siamo, ma almeno prendimi la mano e baciami fino a perdere il fiato. E non c'è niente di male se dura solamente. Succedeva da una vita intera, lo sai, vorrei che il tempo non passi mai, poi la perdo di vista, lasciato la pista, mi giro, mi fissa, vai. E non c'è niente di strano, se non vuoi dimmi cosa siamo, almeno mettimi la mano e baciami fino a perdere il fiato. E non c'è niente di male, se cura sola. Se mi volete cercare sui social, su Instagram mi chiamo Fabrizio-Russo13. E Laura? Laura lo sa lei. Laura. E se invece qualcuno domani per caso si dovesse trovare a passare per Montefredane, noi parteciperemo a un festival con due brani inediti. Allora domani veniamo tutti, tutti quelli di Giovi, domani verranno dove? Montefredane. Però domani c'è la sagra qua. Chi si trova a passare? Verremo però, verremo. A domani ragazzi e alla prossima. E intanto invitiamo sul palco Carmen De Maio con Federica per la loro prossima esibizione. Per la prima volta Franco Mazzotta è già arrivato. Franco, stasera ti meriti un applauso. Per favore, un applauso al patron di questo concorso, che per la prima volta in 10 anni, secondo me, in 10 anni, è arrivato prima del termine delle esibizioni con tutti i nomi delle vincitrici. Vuol dire che il gioco è stato facile, presidente? Sì, è stato facile. Abbiamo la vincitrice, abbiamo le tante fasce. E abbiamo per la prima volta nella storia una super velocità dei risultati. Noi però ci ascoltiamo Carmen, che con Federica ci faranno ascoltare due brani.
la bonita Federica. Grazie. Per caso cadesse il mondo, io mi spasso un po' di là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una materia dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra. Quando ho letto l'amore c'è voi. Questa kermesse meravigliosa, che è veramente una persona molto speciale, Franco Mazzotta, e per ringraziare Federica, la ballerina che mi ha accompagnato questa sera, per ringraziare Francesca Faratro, la nostra meravigliosa presentatrice, a cui vorrei dedicare un applauso grandissimo, più forte! E insieme chiamiamo tutte le ragazze, ok, insieme le Miss Gocce di Stelle, Lady. Siamo pronte? Come me ne vado? Ci siete tutte sul palco e invitiamo anche Franco Mazzotta
tante ragazze. E mentre Franco mi raggiunge, io intanto ne approfitto per ringraziare tutti voi, che siete tanti, ci avete tenuto compagnia fino adesso, questa meravigliosa kermesse che Gustati Giovi, che si terrà ancora per qualche giorno. I nostri fotografi, videomaker, Nicola Scabir impegnato dietro la sua macchina fotografica, e ringraziamo ancora i nostri sponsor: Aqualife, Prim Immobiliare, Fontanella, Piform Group, Sargi Outlet. Ringraziamo anche i nostri giurati, i giurati che hanno lasciato le penne e hanno preso in mano i loro smartphone perché il loro lavoro ormai è finito. Ringraziamo a tutte le miss, vi aspettiamo alle prossime tappe e vi diamo gli altri appuntamenti di questo concorso. Vi aspettiamo il 21 luglio a Lido Tadò di Eboli e il 31 luglio a Mercato San Severino, ancora una tappa il 5 agosto a Maiori, ma vi raccomando, seguite le nostre pagine social in modo tale da non perdervi nessun appuntamento. E intanto tutte le nostre miss sono qui alle mie spalle, Franco Mazzotta sul palco, invito anche i giurati a tenersi pronti per la consegna delle fasce. Con un grande applauso invitiamo il patron Franco Mazzotta. Franco, grazie per averci regalato una serata meravigliosa. Quella di stasera è stata veramente una serata speciale. Merito principale tuo, sei sempre bravissimo. Ok, facciamo subito la premiazione delle Miss Lady e chiamo sul palco la manager Maria Grazia Ansalone per premiare Miss Sorriso. Ecco che si avvicina, si aggiudica la fascia di Miss Sorriso e Miss Gocce di Stelle Lady la concorrente numero 1, Paola Cimino. Gocce di Stelle Anastasia Usarin per premiare la concorrente che si aggiudica il terzo posto a Miss Gocce di Stelle, la nostra veterana Angela Iovane, numero 4. Classificata, che questa sera è la concorrente numero 5, Desiree Iannello. La passerella per entrambe. E si prepari Cindy Porcelli, vincitrice in carica del concorso di Miss Gocce di Stelle, che premierà la prima classificata di questa sera. Vince il titolo di Miss Gocce di Stelle Lady
la concorrente numero 2, Rosa Sanzione. Di Miss Gocce di Stelle. Chiamiamo innanzitutto sul palco la nostra coreografa Anastasia Dobbish per premiare la concorrente che si aggiudica la fascia di un nostro sponsor Sargi. Miss Sargi se lo aggiudica questa sera la concorrente numero 6, Anastasia Smaldone. E chiamiamo di nuovo la nostra Miss, stavolta sicuramente metterà la fascia bene, per premiare Miss Teenager. La fascia sta arrivando, eccola qua. Allora si aggiudica la fascia di Miss Teenager e premia Anastasia Usarin, la concorrente numero 8, Gioia Rita Verzella. Grazie ancora. Vi ricordo che potrebbero vincere più fasce le concorrenti, non necessariamente una. Allora, andiamo avanti con Miss Telegenia e chiamiamo il professore Roberto Galisi a premiare. Si aggiudica la fascia di Miss Telegenia la concorrente numero 11, Eleonora Cataldo. Grazie, allora diceva Francesca, Miss Madas, nome della mia agenzia, e chiamerei sul palco Svetlana Bezga a premiare la vincitrice di Miss Madas, che questa sera è la concorrente numero 10, Marisol Petta. E il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te. Andiamo avanti per premiare uno sponsor importante che ci segue sempre, Acqua Life, e chiamo sul palco a premiare la dottoressa Leila Cirasuolo per Miss Acqua Life, che se lo aggiudica la concorrente numero 1, Federica Fabrino. Sul palco la dottoressa Maria Grazia Anzalone per premiare Miss Prim Solofra, un altro sponsor che ci segue negli eventi. Si aggiudica la fascia di Miss Prim Solofra la concorrente numero 9, Giusy Iacuzzo.
premiamo il dottor Emilio Fusco sul palco per premiare Miss Fotogenia. Si aggiudica la fascia di Miss Fotogenia, aspettiamo che arriva Emilio, eccolo, la concorrente numero 4, Francesca Lizza. Complimenti. Andiamo avanti con Miss Eleganza. Chiamo sul palco Alessia Farina, componente dello staff di Miss Gorgie Stelle, per premiare Miss Eleganza, che questa sera se la giudica la concorrente numero 3, Giorgia Avella. Passerella per entrambi. Miss Giovi, pregherei il dottore Luigi Della Greca se è qua per di presentarsi per questa premiazione insieme alla nostra scenografa Tania Caggiù. Allora si aggiudica la fascia di Miss Giovi, chi più di lei poteva premiarla essendo stata la terza spesso. Gli abbellimenti della serata, allora si aggiudica questa fascia. Il dottore non lo vedo, facciamo premiare Italia da sola, la concorrente numero 12, Benedetta Viginanza. Complimenti a Benedetta, l'unica concorrente di Giovi, quindi complimenti e auguri per questa preziosa fascia. Adesso andiamo sul podio, il numero gira. Ok, allora terza classificata. Cerchiamo di rendere un po' un'atmosfera diversa. Siamo sul podio, siamo arrivati alle prime tre classificate. Tutte le ragazze con la fascia arriveranno direttamente alla finale nazionale. La data è ancora segreta, la location è ancora segreta, ma noi non vediamo l'ora di scoprirla, quindi aspettiamo tutte le fasciate alla finale nazionale. Tutte le ragazze potete ancora ripartecipare alle tappe, vi aspettiamo, ne abbiamo tantissime in programma che toccheranno le mete, le location più belle della Campania, non solo Campania ma anche in altre regioni d'Italia si terranno e si sono già tenute le tappe di Miss Gocce di Stelle. Però Basilicata. Noi siamo pronti, iniziamo dalla terza posizione. Cindy Porcelli, detentrice del titolo in carica, per premiare la terza classificata, che questa sera è la concorrente numero 2, Desiree De Rosa. Allora, si aggiudica questo premio, lo facciamo dire dalla bravissima presentatrice. La concorrente con il numero 1, Federica Fabrino. Fascia per te da entrambi i professori, da due giurati. Quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che tirano fuori. Doppia fascia per Federica.
giurati. Grazie professore, grazie, grazie al professore che ormai ci segue da una vita. Io mi sono meritata anche il bacio del professore. E noi intanto siamo arrivati al termine di questa serata, una serata per noi veramente preziosa, una serata fresca, che in questi giorni di fresco non ne stiamo vedendo per niente. Una serata bella, viva, e per questo vi ringraziamo, abbiamo sentito il vostro calore. Quindi grazie Giovi, grazie Salerno per averci voluto così tanto. E noi saliamo sul podio, siamo pronti per scoprire chi sarà la vincitrice di stasera. Vediamo, vediamo, chi vince stasera? Mi dite qualche numero? Un numero, un numero. 9, 12, 3. Chi vince stasera? 9. 9? 9. Tutti dicono che vince la concorrente numero 9. Il patron ci ha assicurato che le ragazze già fasciate possono vincere un'altra fascia. Intanto il nostro presidente di giuria è qui, pronto per premiare questa ragazza che arriverà direttamente in finale insieme alle altre fasciate. Franco, tutto il pubblico dice che la vincitrice sarà la concorrente con il numero 9. Noi non vediamo l'ora di scoprirlo, però dovete aiutarmi, altrimenti il numero non lo diciamo. Ragazze, mi volete aiutare? Siete stanche? Le lady sono super attive qui. Vince il primo posto a questa seconda tappa della 19ª edizione di Miss Gocce di Stelle. Direttamente da Giovi, la concorrente con il numero 9, Giusy Iacuzzo. E avevate ragione, Giusy la vincitrice.